potevamo fare qualcosa di più sicuramente. E dobbiamo migliorare tanto perché c'è ancora tanto da migliorare. Però eravamo riusciti a stare più alti il secondo tempo all'inizio e siamo riusciti a pareggiarla, dopo ci siamo abbassati di nuovo e purtroppo loro hanno fatto il gol. Ledian, la prima considerazione che voglio fare con te è anche in apertura di gara. La vostra pressione alta era più che positiva, però una volta recuperato il pallone avete fatto difficoltà ad andare in porta. Sì, abbiamo creato poco, dobbiamo creare di più negli ultimi 20 metri, bisogna trovarci meglio, diciamo, e per quello che c'è ancora da migliorare tanto. Condizione fisica della squadra, alcuni giocatori non sono sembrati in grandissime condizioni. Tu eri reduce da qualche problema fisico, altri tuoi compagni no, ma hanno fatto fatica. Si diceva faceva caldo, ma faceva caldo anche per i giocatori della Salernitana. Sì, faceva caldo, ma faceva caldo per loro. Dobbiamo trovare la migliore condizione. Tutto qua. Tra l'altro, Ledian, un'altra cosa che al di là della linea difensiva, con cui poi parleremo con Zauri, avete creato praticamente solo l'occasione del gol di Ugo Campagnaro su tuo invito e poi di grazia quella fiammata all'ultimo secondo, un po' poco. Sì, l'ho detto prima, purtroppo è un po' poco, dobbiamo migliorare tanto negli ultimi 20-30 metri, c'è da migliorare tanto e bisogna farlo prima possibile. Ledian, siamo appena ai primi 90 minuti di campionato, ma quanto c'è da essere preoccupati, se c'è da essere preoccupati dopo questa prova? No, non bisogna preoccuparsi, bisogna lavorare tranquilli perché la prima di campionato, venire qua sapevamo che era una partita difficile, non facile, loro giocano bene e quindi sapevamo, ci sta che vieni a Salerno e perdi, però magari potevamo fare qualcosa di più, quello lo sappiamo. Ti chiedo un'ultima cosa dall'alto della tua esperienza, Ledian. Sei preoccupato dal fatto che, superata la vostra prima pressione, la Salernitana arrivava con troppa facilità dentro l'area di rigore? L'ho detto prima, dobbiamo migliorare anche sotto quel punto di vista lì e cercare di farlo il prima possibile.